bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xilver e ragazzi, buon lunedì a tutti, buon inizio settimana. Dai ragazzi, dai, mi raccomando, godetevi queste ultime due settimane di agosto, fatene una pelle, perché poi bisogna concentrarsi assolutamente per quello che riguarda ovviamente settembre. Lo sapete ragazzi, lo sapete meglio di me. Tra l'altro ragazzi, a settembre, se non ricordo male, entro fine settembre, sì, dovrebbe cominciare la nuova season di Fortnite, ragazzi, la stagione numero 6. Non ci credo, è veramente, almeno per quanto mi riguarda, volata questa season 5. Era molto più lunga, paradossalmente, la season 4, con tutti i colpi di scena, meteorite, spacca tutto, poi hanno fatto un razzo, poi ne hanno fatta una pelle. La season numero 5, ragazzi, sta passando come uno schiocco di dita, quindi godiamocela ancora finché possiamo, perché una volta terminata non la vedremo più. Ma sono ancora tantissime comunque le novità che devono essere introdotte in questa season 5. Guardate solamente il video di ieri, quello relativo alla neve. Lo sappiamo, la stavamo aspettando tutti ragazzi da quando è iniziata appunto questa stagione. Visto che c'è una parte di mappa con il deserto, tutti ci stiamo aspettando che la mappa si modifichi ulteriormente, e quindi facendo 2+2, vedendo anche la neve che c'è nella parte opposta della mappa e vedendo anche sorgenti di codice e immagini sul web, abbiamo tutti ipotizzato che potrebbe di brutto arrivare la neve su Fortnite. Come vi ricordo ragazzi, il 21 agosto ci sarà l'evento che tutti stanno attendendo con ansia, peggio di Capodanno, dove ci saranno delle grosse modifiche. Sarà il 21 agosto alle ore 16 e si parlava appunto di modifiche anche nella crepa nel cielo, anche se in realtà ci sono degli youtuber americani che sembrerebbe abbiano fatto data mining pesante e abbiano recuperato delle immagini dove si vede che la crepa nel cielo c'è di nuovo, rimarrà, ma sarà veramente veramente piccolissima, quasi invisibile. Forse la terranno esclusivamente come ricordo di quello che è stato in queste settimane. Però noi stiamo già guardando al futuro ragazzi, e dopo domani, no anzi è domani, oggi è lunedì, domani martedì vedremo finalmente l'introduzione di un nuovo fucile da cecchino ragazzi. Lo avevamo leakato grazie al Fabione e al mio team di Telegram già 2 o 3 settimane fa, il nuovo Barrett 50 ragazzi, il fucile più devastante di Fortnite. Sembrerebbe che è un cecchino anzitutto, e abbiamo un gameplay in esclusiva. Comincio a farvi vedere l'immaginata del gameplay, perché lo so che la volete allora. C'è che un calma lì, guardalo, guardalo lì, non è un'immagine questa raga, questo è un video. Innanzitutto ragazzi, come vedete, enorme il Barrett 50 rispetto a tutti gli altri fucili da cecchino che siamo abituati a vedere su Fortnite. Sembrerebbe che fa in testa nella versione leggendaria qualcosa come 342 di danno. Ovviamente un fucile da cecchino che shotta di prepotenza e che può essere utilizzato in molteplici situazioni. Se non vogliamo per forza utilizzarlo come cecchino, adesso lo vedrete anche nel gameplay, lo si può benissimo utilizzare per pulire tutta l'area intorno a chi vogliamo
cecchinare. Andiamo a vedere il ragazzo un pochettino sul campo. Quanto fa male questo fuciozzo. Che potenza! Poi prende e butta via. Così. Un colpo alla volta, raga. Due colpi e distrugge gli alberi, raga! Eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo lì. Rivediamolo l'ultima volta, ragazzi. L'ultima volta. Ma che bestia. Ma ti rendi conto? Che bestia. GG. Come vedete, ragazzi, nella versione leggendaria, adesso ho stoppato un attimo il video, nella versione leggendaria sembra che il danno sia 157, il fire rate 0,33, come vedete la capienza del caricatore è uno solo, però il tempo di ricarica rimarrebbe a 4,1 secondi. Quindi comunque, ragazzi, un fucile da cecchino che va utilizzato con un certo criterio, ma che sicuramente, grazie anche al mega mirino che gli hanno messo, potrà diventare una delle armi più forti in assoluto nel gioco. Le novità, ragazzi, però non si limitano solamente al cecco, ragazzi, ce ne sono tante altre che sono state recuperate nei file di gioco. Io non posso dirvele tutte, sono tantissime, ragazzi. Io cerco di dare la priorità a quelle che mi sembrano più belle, più interessanti. Per esempio, sono state scoperti nei file di gioco della patch di domani, la 5.3, dei nuovi oggetti consumabili che sono inerenti al Tour Burger. Sono un panino, delle bibite e le patatine fritte, che rispettivamente dovrebbero sostituire funghi e mele, dovrebbero darci shield e salute, ma una di queste tre sembrerebbe che dia movimento, quindi velocità nel movimento. Sono lì nel codice sorgente, non è detto che verranno inserite perché non è dato a noi sapere se loro decidono o meno di inserire un oggetto, magari lo utilizzano solo ed esclusivamente per il test. Però, ragazzi, è uscita da qualche giorno questa immagine, ragazzi. Sgarbel, guardalo qua. Ragazzi, è uscita da qualche giorno l'immagine di una possibile trappola su Fortnite. In realtà questa trappola qua è un concept, quindi non è l'immagine ufficiale del gioco, ma ragazzi, sono stati recuperati dei file audio che confermerebbero l'ufficialità della nuova trappola su Fortnite. Ve lo faccio sentire in modo che anche voi vi fate un'idea. Questo, ragazzi, era il suono ufficiale recuperato nel codice sorgente relativo ad una voce che si chiama New Traps, nuova trappola, ragazzi. Non sappiamo, crediamo che abbia una funzione tipo il portatile, potrebbe essere una trappola che lanci e se prendi l'avversario lo imprigioni, e sarebbe una cosa veramente molto molto particolare e che cambierebbe comunque il gameplay in una maniera abbastanza intensa. Io, ragazzi, più di così non so, però vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, ragazzi miei, un sacco di pollicioni in su se vi è piaciuto, ci sono novità veramente belle sugose. Iscrivetevi in tantissimi al canale, passate anche sulla mia pagina Instagram, xuder_youtube. Noi ci vediamo in live. Ciao!